A Torino il Napoli consegna la sua seconda tesi di laurea sulla strada dello scudetto, dopo quella di novembre a spese della Juventus. In particolare Bianchi, che sembra rubare la mimica a Trapattoni, conquista l'Oscar della strategia con una impostazione tatticamente esemplare. I partenopei illustrano subito il loro spirito aggressivo con una incornata di Bagni su corner di Caffarelli. L'azzurro è il trascinatore di un complesso autoritario che, con Maradona avanzatissimo, Carnevale apri varchi e Caffarelli in appoggio, vieta ai Granata di scoprirsi. Su azione Maradona-Caffarelli, De Napoli fallisce una occasione troppo ghiotta per essere sprecata. Le difese danno l'impressione di prevalere sui rispettivi attacchi, con Zaccarelli Ferri da una parte e Ferrara Bruscolotti dall'altra in evidenza. Ma Maradona, seppure pedinato ostinatamente da Ferri, ha in serbo i soliti numeri di prestigiatore. Anche nella ripresa il Napoli comincia con intenzioni bellicose. Maradona gioca forse meno palloni del solito, ma i suoi assist rappresentano un pericolo costante, come questo a beneficio di Carnevale. Il Torino aumenta il ritmo, ma trova dinanzi a sé una retroguardia efficacissima. Lo 0-0 sembra di minuto in minuto il verdetto più logico e l'arbitro Magni pare preannunciarlo con salomonici sorrisi. Bianchi inserisce Giordano per Caffarelli, in modo da limitare gli sganciamenti di Francini, e inventa così la mossa decisiva, quella che, grazie alla prudenza dell'attaccante, proietta la classe partenopea in paradiso. Diego, ti ho visto rientrare negli spogliatoi estremamente felice, forse lo scudetto è lì. No, io non penso proprio nello scudetto, soltanto abbiamo vinto una partita importantissima, volevamo vincerla perché sapevamo che l'Inter giocava a Roma, che poteva perdere, e così era due punti in più che staccavamo dell'Inter, però non è che abbiamo vinto niente.